Ragazzi, ci siamo, finalmente arriva WrestleMania. Stanotte ci sarà la prima delle due notti, chiaramente, della 37esima edizione del Granddaddy of Them All, e rivedremo un palazzetto quasi pieno, perché ci saranno 25.000 persone. Sarà un piccolo ritorno alla normalità, anche se è difficile parlare di normalità al giorno d'oggi, e sarà sicuramente emozionante, ne sono veramente sicuro. E poi è WrestleMania, potenzialmente l'evento migliore di tutto l'anno WWE. No, scherzavo, ci sono appena state le due nottate di TakeOver, che sono state un candelotto di dinamite, con potenzialmente il match dell'anno al suo interno. Di già, sì, ad aprile, mancano ancora 8 mesi, ma fidatevi. A sorpresa ci è stato detto che l'opener della serata sarà Drew McIntyre contro Bobby Lashley per il titolo WWE. Non me l'aspettavo, chiaramente, come tutti, perché penso che l'avessero immaginato come main event del sabato notte, invece scalderà il pubblico. Forse è una delle contese che attendo di più da questa WrestleMania. Non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora delle reazioni dei tifosi, cioè mi manca veramente. È ormai più di un anno che non vediamo così tanta gente, poi non so, spero siano in sicurezza, chiaramente, però se devo essere un po' egoista, me lo godrò veramente tanto. Qui vedo Bobby Lashley favorito, perché secondo me stanno provando a convincere Brock Lesnar a farlo tornare e ad avere sto dream match benedetto contro l'assistito di MVP. E il momento sarebbe quello giusto, perché ho sempre detto che Bobby Lashley era interessante quanto pelare una patata. Ora però la musica è cambiata, grazie al Lord Business, sì. Cedric Shelton. È anche vero che contro però a Drew McIntyre, lo scozzese psicopatico, è il personaggio più over, più pompato, più in forma dell'ultimo anno della WWE, e non è così impossibile vederlo uscire vincitore da questa contesa. Però il mio pronostico resta a favore del buon Robertino. Il match a squadre per determinare le sfidanti del titolo di coppia nella seconda notte, quello femminile, chiaramente. Mi interessa qualcosa di questa contesa? No. Mi interessa qualcosa dei titoli di coppia? Neanche. Dana Brooke e Mandy Rose contro Lana e Naomi, contro Natalia e Tamina, contro la Riot Squad, contro Billie Kay e Carmella. Chi potrebbe vincere? Non ne ho la più pallida idea. Magari Billie Kay e Carmella per il meme, perché Billie Kay non è voluta da nessuno, viene inserita con Carmella e vince, un po' come hanno fatto con Lana qualche mese fa, proprio contro Nia Jax. Però sinceramente, cioè, mi importa una sega. Bad Bunny e Damian Priest contro John Morrison e The Miz. Mi importa qualcosa di questa contesa? Lascio a voi la risposta. Come ho detto nell'analisi della costruzione di questa storyline, sono contento per le tasche di Vince McMahon, perché sicuramente Bad Bunny porterà un po' di pubblico, soprattutto dall'America Latina, dove va fortissimo. Però Bad Bunny, ma scusate, il face dovrebbe essere Good Bunny. Lasciamo stare. Come spesso i match con le celebrità ci regalano, mi aspetto una bella ciofeca. Il risultato poi mi sembra abbastanza scontato. Bad Bunny vincerà per i suoi numerosi tifosi. Damian Priest e rampa di lancio sembrano credere nell'ex NXT, e una vittoria alla sua prima WrestleMania sarebbe importante. Morrison e Miz invece meriterebbero molto di più, e invece jobberanno brutalmente. Che tristezza. Oh, poi va a sapere, magari Bad Bunny è un super wrestler nato e ci regalerà qualcosa di interessante, ma ho i miei forti dubbi. Il New Day contro AJ Styles e Omos. Come ho detto anche qui nell'analisi della costruzione di questa storyline e di questo match, mi interessa particolarmente vedere come si comporterà Omos sul ring, perché solitamente i gigantoni spropositati fanno molta fatica. The Great Khali, tra l'altro appena introdotto nella Hall of Fame, ne è un buon esempio. Spero di rimanere stupito dalle sue abilità, ma ho i miei forti dubbi. Fortunatamente a metterci una pezza ci sarà AJ Styles, e contro avrà anche il New Day, non i primi pirla che passano, anzi, due ottimi wrestler come Kingston e Xavier Woods. Però vedo chiaramente favoriti Styles e Omos, con una prestazione dominante del gigante. Sarà trascinato dall'hype iniziale, quando si accorgeranno che farà schifo, gli faranno perdere i titoli, lo faranno splittare da AJ Styles e lo licenzieranno. Braun Strowman contro Shane McMahon in uno steel cage match. Ho hype solamente per la cazzata gigantesca che farà Shane McMahon, tipo buttarsi di testa come Tania Cagnotto dalla cima della steel cage. Per il resto ho poco interesse. Secondo me cercheranno chiaramente di coinvolgere i fan con qualche spot estremo, magari una parete che si sfonda per colpa di Braun Strowman, o appunto un volo incredibile del figlio di Vince, o qualcosa di brutale, non lo so, perché non mi immagino uno steel cage match normale, anche perché Shane McMahon contro il mostro tra gli uomini durerebbe quanto uno stuzzicadenti in un trita rifiuti. Chi vincerà? Braun Strowman, voglio ben sperare. Però è vero, contro il best in the world non dobbiamo mai scordarcelo. Grazie Arabia Saudita, grazie. Cesaro contro Seth Rollins. Se la costruzione non mi ha convinto del tutto, qui che andrò a parlare del match, cosa devo dire? Cioè, la mia circonferenza ad altezza bacino è aumentata a dismisura. Non vi sto a spiegare perché, non vi sto a spiegare per come, non chiedetelo ai vostri genitori, però
Cesaro contro Seth Rollins, due dei migliori performer in assoluto nel mondo del wrestling e due dei miei preferiti anche, uno contro l'altro, con lo svizzero che finalmente otterrà un single match in questa benedetta WrestleMania. E non vedo l'ora, non vedo l'ora, spero gli diano tre quarti d'ora di match, cioè veramente, perché conoscendo la loro intensità, conoscendo la forza fisica di Cesaro, conoscendo la tecnica e la pulizia di Seth Rollins, l'arsenale, il bagaglio tecnico, dite quello che volete, voglio vedere questo fottuto match. Non avete un bottone per trasportarmi a 6 ore di distanza da qui? Oh hype, non mi interessa chi vince, penso che vincerà Cesaro, perché secondo me vogliono lanciarlo e dargli una credibilità prima che diventi troppo vecchio e capiranno l'errore compiuto, o prima di vederlo in All Elite dove diventerà campione del mondo. Fatto sta che, cioè, dai, Cesaro contro Seth Rollins, cosa devo dirvi? Ci stanno offrendo la fine dell'arcobaleno, una pentola piena d'oro, una valigetta piena di milioni, ma Cesaro contro Seth Rollins, ma basta, non rompetemi le palle. E per concludere, quello che sarà il main event, Sasha Banks contro Bianca Belair. Finalmente siamo arrivati a questo punto. Sapete perché dico finalmente? Perché porca pupazza quanto l'hanno costruito male. Che due maroni. Non dovevi metterci in mezzo un match di coppia, Reginald, Carmella, ma non mi importava una sega. Dovevi farle menare, punto. Non so se con un tornillo o no, ma per una benedettissima volta, può un face non litigare con l'altro face e aver solamente voglia di dimostrare di essere migliore? Dire tipo, ok, siamo due buoni, non abbiamo nulla per cui attaccarci, fare scorrettezze o altro, dimostriamo chi è il più forte, punto. Non deve esserci per forza un litigio, uno screzio o qualcos'altro. Non devono esserci schiaffetti, tradimenti, spinte. No, devono dire, oh, saliamo su sto ring e vediamo chi è il migliore, basta. E invece no, hanno dovuto costruire sta roba attorno ad altri team. Ma non mi importa una fava. Però siamo al match con due delle migliori atlete, come ho detto prima, per Cesaro e Seth Rollins. Potremmo trasportare questa cosa nella divisione femminile, perché sono assolutamente due delle migliori del mondo. Mi spiace non vedere Charlotte in questo pay per view, anche se non c'entrava niente con questa contesa. E tra l'altro la neo mamma Becky Lynch ha postato una foto dei suoi allenamenti con delle parole che non mi ricordo, adesso non ci voglio aprire il post di Instagram, ma le iniziali di queste parole formavano Night One, notte 1, prima notte. Cosa avrà voluto dire? Secondo me comunque sta generando solo hype, non la vedremo, ma spero di rivederla, guarda, cioè, ragazzi, ci metterei la firma, cioè, firmerei col sangue, altro che. Chi vedo favorita? Chiaramente Bianca Belair, perché è il futuro della WWE e penso che il futuro potrebbe cominciare proprio stanotte da WrestleMania con la sua vittoria. Ma l'importante è che anche questa sarà una contesa coi contro soffitti. Grazie per essere passati, ci sentiamo domani per l'analisi della seconda notte. Ma che youtuber sono? Si vede che siamo in periodo WrestleMania. Dal vostro Certified Y quindi è tutto, godetevi il pay per view, godetevi il ritorno del pubblico e speriamo di tornare ad una normalità il più presto possibile per goderci nuovamente il nostro amato wrestling con migliaia e migliaia di persone, come saranno queste due serate. Quindi ciao ciao ciao.